questa sera e all'interno della nostra stagione un concerto molto importante e unico perché per il programma fondamentalmente e per il fatto per l'adesione programma interpreti, perché in effetti è chiaro che Stefan Milenkovic è già noto, è arcinoto per alcuni e anche altrettanto arcinoto per altri il pianista che lo accompagna, Da Silva, ma l'insieme si riunisce per un programma molto particolare, e cioè tutto quello che è stato scritto di sonatistico, diciamo, per violino e pianoforte, da Brahms, che è uno dei grandissimi compositori della storia della musica, e quindi è un'occasione molto particolare e molto ricca di emozione, perché tutto sommato Brahms non ha impiegato molti anni a distanziare la prima sonata dalla terza, e anche se vogliamo aggiungere lo scherzo di questa sonata che ha scritto condividendola con altri due compositori, secondo un principio abbastanza originale, ecco. Però ascoltarle insieme dà a chi avrà la fortuna di essere presente questa percezione intanto di un cammino percorso non soltanto nell'avvicinamento della propria idea creativa, quella di Brahms, al violino in quanto tale o alla struttura della sonata in quanto tale, ma anche proprio il modo di pensare al progresso che ci sarebbe stato nell'arte compositiva in quegli anni. Anni molto intensi e molto di schieramento nella vita musicale europea, specialmente in ambito viennese, dove tutto sommato in quell'epoca tendenzialmente, a parte i periodi in cui Brahms stimava troppo inquinata l'area di Vienna e allora si trasferiva al lago, per il resto era abbastanza residente. Noi dobbiamo fondamentalmente ringraziare Stefan Milenkovic perché è un progetto ricco e anche molto impegnativo. Lui, devo dire, è felice, e allora lasciamelo dica lui. Sì, grazie, sì, sono felice. Buonasera, sì. No, ma altro che ringraziare, ragazzi, cioè è un piacere. È bellissimo poter fare queste sonate. Questo, infatti, ieri abbiamo avuto l'unico giorno di pausa, di viaggio, però sarà il settimo concerto in 8 giorni con queste sonate. Quindi, e devo dire, è come mangiare la stessa cosa 7 giorni di seguito. È tanto, però non si stanca mai. E questa è una cosa incredibile. Io non so se ci sono altri compositori, tranne forse Bach, forse Beethoven, da quale uno non si può stancare mai, ma mi sembra che Brahms è proprio uno di quelli. Ho suonato anche in posti, incluso la mia città, Belgrado, dove il teatro era strapieno, e Novi Sad, un'altra città grande dove era strapieno, però tanti che sono venuti non sapendo cosa stavo suonando, erano venuti solo al concerto, e quindi sono stati serviti con una serata di 3 sonate, che è proprio quello di cui la gente spesso ha paura quando si parla di musica classica, dice oh, 3 sonate, ma perfino i musicisti non voglio andare a suonare 3 sonate, 4 sonate stasera. Invece Brahms passa in un modo incredibilmente veloce, in un certo senso, perché sono 1 ora e mezza di musica, e le sonate sono molto simili però anche molto molto diverse, e sono anche molto sottili, in un certo senso, molto delicate, molto profonde. La prima sonata, infatti, che poi suoneremo seconda, quindi cominceremo con la seconda sonata e poi la prima, quella che è stata ispirata e dedicata a Clara Schumann, che è incredibilmente tenera, è potente, è profonda, perché Brahms era un introverto, uno che non... Spesso si pensa a Brahms come di molta passione, bistecca con patate, sempre. E invece come persona lui era molto, molto riservato e anche difficile, e sentimenti sempre tenuti a sé, però nella musica ci ha espresso tutto. E quindi altro che, ragazzi, sono felicissimo, e poi farlo qua,
vostro teatro, bello, sono molto contento. Ha detto molto bene prima il maestro Milenkovic che sono simili, in realtà non sono simili, come giustamente ha detto, ma questo è anche perché l'idea di Brahms camerista è sempre un'idea un po' che deriva dal concetto lideristico, quindi alla fine l'obiettivo è il canto, è questo, no? E allora il canto è comunque sempre il punto di partenza nell'ispirazione dei grandi compositori, non solo romantici, anche i grandi compositori contemporanei, a dispetto di alcune cose che ascoltiamo, hanno veramente un'utopia del canto. Ora è chiaro, sono epoche diverse, sono state fatte già tante cose, per cui non ci si può troppo ripetere, però nel momento in cui Brahms componeva, effettivamente questo spirito poteva essere molto, molto applicato alla concezione proprio del gesto compositivo. È chiaro che, e quindi sono modi di vedere la cantabilità sotto altri aspetti. Ha detto anche molto bene la ragione dell'inversione, perché la prima, che sarà eseguita come seconda stasera, è effettivamente più introspettiva. E siccome l'introspezione in un uomo così apparentemente segreto, qual era Brahms, è qualcosa di intimo e complesso, è bello che l'ascoltiamo dopo, essendoci un po' liberati dalla prima impressione di questo piacevolissimo stile. Io sono sempre molto interessato alla parte pianistica. Allora, l'equilibrio fra la parte pianistica e la parte violinistica credo che sia un elemento chiave, ecco, nelle sonate di Brahms, no? Credo che sia un duo, cioè lei lo sente come un duo, o è perché secondo me questo, beh, già con Beethoven naturalmente, perché addirittura una sonata per piano e violino, ma comunque in Brahms c'è proprio la fusione totale da questo punto di vista, proprio dell'equilibrio. Cioè il pianista è decisamente impegnato, tante note. Sì, tante note, anche il tessuto spesso che è sotto quello che io faccio, che magari è qualche volta semplice, però il tessuto sotto è anche quello difficile, quindi Brahms è sempre difficile per tutti, per violinisti, per gli strumentalisti in generale, quelli ad arco, ma anche per i pianisti. Ma però l'impressione non è che sia tipo pianoforte con violino, è bilanciato, anche se praticamente le doti di ogni strumento sono risaltate, diciamo, e quindi uno senza altro non potrebbe neanche esistere, quindi è genialmente fatto, non è dominante il pianoforte, però il violino è sempre là, sì. E bisogna considerare che, come dato tecnico proprio per un compositore, intanto Brahms era un grandissimo pianista e ha fatto il pianista, l'ha fatto anche perché aveva bisogno di lavorare, detto molto francamente, e ha potuto cominciare a non far più il pianista dopo i 40 anni, quindi non era un ragazzino, ma da quando aveva 20 anni era amico intimo veramente di Joachim. E questo violinista era il grande violinista, e era il violinista che ha lasciato il mondo di allora impressionato per l'esecuzione di Beethoven. Quindi tutto questo, chissà quanto è passato dentro l'anima di Brahms, questa amicizia e anche tutta questa possibilità di ricevere suggerimenti tecnici. Tant'è che quando oltre i 40 anni, perché compone queste sonate che ne ha di più di 45 di anni Brahms, quindi praticamente Brahms ha composto negli ultimi 20 anni le sue grandi cose, è tutto sommato morto prematuramente perché ebbe un brutto cancro che l'ha un po' tormentato e rapidamente tolto alla vita, però è chiaro che è arrivato con una competenza assoluta alla capacità di scrivere per violino e pianoforte, come dicevi giustamente tu Nicola, insieme. Non c'è mai un momento in cui uno è un po' davanti, anche se talvolta il violino espone queste melodie pazzesche, queste, proprio questi passaggi da leader, veramente, questi sono fantastici.